lunga vita a Robespierre! Morto ai traditori, lunga vita a Robespierre! Lunga vita a Robespierre! Soddisfatto, cittadino Chauvelin? Non del tutto. Non tornerà mai più a salvarci. Di chi parli? Della Primula Rossa, naturalmente. Che cosa avete detto della Primula Rossa? Oh, niente. Ho soltanto detto che non tornerà mai più. Avete fatto un buon lavoro, cittadino Chauvelin. E continuerò a darmi da fare perché i nemici del cittadino Robespierre non sfuggano alla loro punizione. Lunga vita a Robespierre! Lunga vita a Robespierre! Portateli via! Più presto! Avanti! Due punti per Sir Percy. Ma guardate, Percy! Avete mai visto nessuno divertirsi così a cricket? Mai. Quel diavolo del loro battitore non gli fa nessuna paura. Quando Percy decide di fare una cosa, la fa sempre meglio di chiunque altro. A cricket è come uno studente. In Parlamento si comporta come l'uomo più sciocco che si sia mai visto. E a Parigi è il più intelligente e coraggioso nemico che Robespierre abbia mai avuto. Ma corre dei terribili rischi. Sì, però sa come affrontarli e quando farlo. Proprio come a cricket. Non lo prenderanno mai. Andrew, dovete impedire a tutti i costi che Percy torni a Parigi. Perché? Ci sta pensando? Sì. Cosa ve lo fa pensare? Riconosco i segni. Stamattina cantava Auprès de ma blonde mentre facevo il bagno. E questa qua sarebbe una prova? Dimostra che il suo pensiero è a Parigi. Promettetemi che glielo impedirete. Come potrei fare a fermarlo? Voi lo conoscete? Sì, ma ora le cose sono diverse. Loro sanno chi è. Sanno che è lui la Primula Rossa. L'uomo che ha ridicolizzato il terrore e sconfitto la ghigliottina tante volte. Non dovete dirglielo, altrimenti partirà domani stesso. Il pericolo è il suo nutrimento. Adora giocare con la morte, come adora il cricket. A quanto stiamo? 32 per la vostra squadra e dovete battere voi. Arriva il principe. Prego, prego, signori. Allora, Percy, riusciremo a batterli? Noi, signore? E voi da che parte state? Dalla vostra, naturalmente. Quello era fallo, signore! Perché sarebbe fallo? Bel colpo, Percy. Soddisfatta di me? Direi anche fiera. Ah, angelo mio. Ti confesso che trovo piacevole tornare per un po' nella tranquilla vecchia Inghilterra. Soltanto per un po'? Beh, questo dipende dalle notizie che avrò da Parigi. Percy, non vorrai lasciarmi sola di nuovo? Dio sa che non voglio, tesoro. Ho un motivo per chiedertelo. Un capriccio femminile oppure un motivo importante? Un capriccio femminile e un motivo molto piccolo. Oh, tesoro! Ma Percy, ci guardano. E a noi che ce ne importa? I campioni non nascono tutti i giorni. Vi dispiacerebbe dirmi secondo quali regole quella palla non era regolare? Questo non è il punto, signore. La cosa può essere perfettamente regolare, ma per parlar chiaro, questo non è cricket. Senti, e chi lo dice? Lo dimostra il fatto che un tiro così non si era mai visto. Con Sir Percy tutto può succedere. Ecco i nomi, cittadino Robespierre.
Ah, cittadino Chauvelin. Cittadino De Calmé. Ho un appuntamento col cittadino Robespierre. Ah, sì. Solo un momento, cittadino, vado ad annunciarvi. Fianco destro, destro. Avanti, marcia. Uno, due, no, due, no, due. Il cittadino Robespierre vi riceve subito. Grazie. Mi avete mandato a chiamare? Sì, certo. Perché? Perché non sono per niente soddisfatto. Di che cosa? Della deplorevole mancanza di zelo mostrata nel dirigere il vostro dipartimento. Per esempio? Ho davanti a me una lista di dissenzienti, di persone che presumono di contrastare i principi che ho stabilito per il futuro governo di questo paese e di tutta l'umanità. Uno dei quali è la libertà, e credete che oggi siano in molti a goderne? Io credo che ci siano troppi traditori in mezzo a noi. E penso che vengano incoraggiati dal fatto che riescono molto spesso a sfuggirvi tra le dita, perché vengono continuamente salvati da quell'aristocratico inglese noto come Primula Rossa. L'ho fatto allontanare dalla allontanare? Francia. Allontanare? Gli avete permesso di scappare. Ma i suoi segreti alleati sono ancora tra noi. Il suo veleno si propaga. Le sue imprese vengono sostenute da persone che sono molto vicine a me. Se voi, cittadino Robespierre, con la vostra sovrumana intelligenza, non riconoscete i traditori che vi stanno vicini, come potete pensare che ci riesca io? Prendete la Primula! Senza di lui gli altri saranno come pecore senza pastore. Ma in Inghilterra, come posso fare? La vostra testa o la sua? Questa sarebbe la pena. Qual è la ricompensa? Che restiate vivo per reclamarla. Allora devo affrettarmi a preparare la trappola. A proposito, che pensate di Tallien? Tallien? Sospetto sia uno di quelli che tramano contro di me. E quella attrice di cui sembra innamorato? Teresia Cabarrus? Sì, intelligente, affascinante. Sarebbe un'esca perfetta. Per catturare un uomo notoriamente innamorato di sua moglie? No, per prendere sua moglie. Che cos'hai, caro? Sei preoccupato? Robespierre. Sta preparando un'altra purga alla convenzione. Non te. No, non ancora. Ma oggi ha mandato 10 membri alla ghigliottina. Tutti gli occhi della convenzione saranno su di me, chiedendomi in silenzio: avrai il coraggio di salvare le sue vittime? Avrai il coraggio di affrontarlo? Non farlo. No, sta tranquilla. Non oserei mai. Invece lo farai. Quando sarà giunto il momento, io te lo dirò. Non ha sospetti su di te. Lui sospetta sempre di tutti. Al minimo segno di opposizione diventa letale come un serpente. Criticare Robespierre vuol dire scherzare con la morte. Tu dimostragli lealtà. Cerca di adularlo. Il nostro momento verrà. Certamente. Il cittadino Chauvelin. Questo è un onore inaspettato, cittadino Chauvelin. Per me è un piacere, signorita. E renderà il vostro umile adoratore felice per una settimana. L'uomo più occupato di Francia ha tempo per queste cose. Certo, ma solo se hanno rapporto con gli affari. Che tipo di affari avete con la signorita Cabarrus? Se volete concedermi qualche minuto del vostro tempo, lo troverete vantaggioso per voi e molto probabilmente per lui. Penso sia meglio ascoltare quello che ha da dirmi il cittadino Chauvelin. Una saggia decisione. 10 minuti dedicati al governo, cosa sono per uno dei più zelanti sostenitori del cittadino Robespierre? D'accordo. Arrivederci.
Signorita, la vostra posizione a Parigi in questo momento è un po' delicata. Perché? I miei documenti sono in ordine. Senza dubbio, senza dubbio. Ma siete sempre una straniera e in alcuni ambienti la vostra presenza ha già suscitato sospetti. Si prepara una tempesta? Oh, direi proprio di no. Poche gocce di pioggia, tutto al più, che si asciugheranno presto e facilmente. Come? Accettando una missione importante per il governo per la quale sareste perfetta, sia per il vostro talento di attrice che per la vostra bellezza di donna. Che cosa dovrei fare? Immagino abbiate sentito parlare della Primula Rossa. Come tutti, direi. Se mi aiuterete a catturare quell'uomo, voi e il vostro amico sarete al sicuro per sempre. Dove posso trovarlo? Ve lo dirò. In Inghilterra c'è una città chiamata Brighton. Oh, près de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, bon, bon. Oh, près de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Grazie, signorita, è stata stupenda. Sì, non è facile trovare talento insieme bellezza nella stessa persona. Vero, Sheridan? No, signore, a parte nel colonnello Winterbottom. Oh, ma io non ho talento. Carina. Come si chiama? Auprès de ma blonde. Ah, una canzone francese. Ora è molto famosa in Francia. La cantano per la strada, al lavoro, al mercato, ovunque. Oh, sì, anche Percy deve averla imparata a Parigi. È la sua canzone preferita. Ha qualche significato? So solo che Percy la stona terribilmente. È giunto il momento di assistere alla meravigliosa invenzione del professor Pipkin. Pipkin? Sì, la sua famosa fantasmagoria. Oh, fantasma cosa, signore? Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire... Vuol dire... Non mi vorrete far credere che non lo sapete? No, signore, che cosa vuol dire? Beh, una fantasmagoria... È una parola abbastanza comune che significa... Significa... Fantasmagoria. Esatto, signore, ma che cosa vuol dire? Ma ve l'ho detto, signore, e non continuate ad annoiarmi con le vostre stupide domande. Potremmo definirla immagini in movimento. Sì, oppure immagini che si muovono. Su, muoviamoci. Lady Blakeney, voi siete una donna francese e sapete cosa vuol dire essere sfuggita al terrore. Certo che lo so. Che cosa ci fa qui quella signorita? È un'amica del principe? Non lo so. L'ultima volta che l'ho vista era amica della rivoluzione. E adesso sembrerebbe amica di mia moglie. È una creatura intrigante. È proprio l'aggettivo giusto, Hastings. Intrigante. La mia situazione è disperata. Devo incontrare il primo ministro a Londra. Ho bisogno di trovare degli amici influenti. Forse vostro marito. Oh sì, sono sicura che sarà felice di aiutarmi. Sai qualcosa di questo professore? Solo che ha inventato una cosa difficile da pronunciare. Ho l'impressione di averlo già visto da qualche parte. Ma non in Inghilterra. Cerca di saperne di più. D'accordo. Non dimenticare che partiamo per Rottingdean tra un quarto d'ora. Certo. Percy, la signorita Cabarrus cerca protezione dal terrore e mi ha chiesto se poteva venire da te per un consiglio. Naturalmente le ho detto di sì. Perché mai le hai detto che poteva? È in una situazione disperata. Devi ascoltare la sua storia. Vostra moglie è una francese e sa che vuol dire temere per chi si ama. Dite davvero? Lei qui è l'unica a capire l'agonia di un cuore di donna. Una straniera in un paese straniero. Oh, senti, senti, una situazione veramente triste. E come potrei aiutarla? Diteglielo, signorita. Ti prego, ascolta la sua storia. Signori e gentili signore, prego, prendete posto per il cotillon.
Portala sulla terrazza. Mia cara, sai che ho un appuntamento. Ci andrai dopo. Prima ascoltala. Come vuoi tu. Allora, signorita, vi prego, ditemi, perché siete venuta da me? Mi sembra di ricordare che abbiate amici più potenti di qualunque altra donna a Parigi. Chi, per esempio? Oh, il cittadino Robespierre. Che sospetta di me? Il cittadino Chauvelin. Lui mi ha avvisata che Parigi non è più sicura per me. Il cittadino Tallien. Proprio per lui sono venuta qui a chiedere il vostro aiuto. Che tipo di aiuto, signorita? Contro il terrore. Ma come? Lui ha collaborato a crearlo? No. Si è rivoltato contro la tirannia del vecchio regime. Ma questo bagno di sangue lo disgusta, questa dittatura lo indigna. Come indigna me e come indigna voi. Oh, no, non includete anche me in queste storie, signorina. Potete far cadere la maschera, Sir Percy. Io vi conosco per quello che siete. Il nobile salvatore degli oppressi, la grande Primula Rossa. Incredibile. Chi vi ha detto tutto questo? Ma come? A Parigi ormai lo sanno tutti. Oh, ma è una cosa terribile. Se dovessi tornare laggiù, qualcuno potrebbe approfittarne. Non insultate la vostra intelligenza usando ancora quel tono. Come potete scherzare quando la vita di Tallien è nelle vostre mani? Tallien, l'unico uomo in Francia che col vostro aiuto potrebbe abbattere Robespierre e porre fine al terrore. Non potete abbandonarlo adesso. Signorita, ho un'ottima ragione per non voler tornare mai più in Francia. E quale sarebbe? L'ho promesso a mia moglie. Ma si rende conto di quanto abbiamo disperatamente bisogno di voi? Sì, sì, certo, ma anche lei ha bisogno di me. Perdonami, Percy, ma è ora di andare. Mi dispiace molto, signorita. Non potete cambiare idea? Non tradirei mai la promessa fatta a una donna. Addio, signorita. Diciamoci almeno arrivederci. Grazie per tutte le vostre cortesie, Lady Blackmore. Non ditelo neppure. Signorita, potrei avere il piacere del prossimo ballo. Ne sono lusingata, colonnello. Ho chiesto a quella povera donna di tornare con me stasera. Al castello di Blakeney, e perché? Non ha nessun amico. E forse potrò aiutarla a parlare col primo ministro domani. Qualcosa non va? No. Purché tu non creda una sola parola di quello che dirò. Percy! Neanche una parola, sono stato chiaro? Sì, ma... Non ci sono ma. Abbi cura di te, tesoro mio. Sarò di ritorno domattina presto. Andiamo, Hastings. Buonanotte, Margherita. Ti dispiace raggiungermi dopo, Hastings? No, ma perché? Controlla che Margherita rientri a casa. Perché c'è qualche pericolo? Non lo so. Non mi piacciono troppo né la signorita né quel professore, né la sua improvvisa amicizia. Come vuoi, Percy. A proposito, quello che ho saputo sul nostro fantasmagorico amico è che parla un francese perfetto. L'ho sentito parlare con uno dei suoi assistenti. Già, non perdere di vista Margherita un solo istante. Sta tranquillo. Buonanotte, spiega buonanotte. Agli altri il motivo del mio ritardo. Certo. Ho preso questa decisione non senza aver avuto dei dubbi. Sono molto dispiaciuto di dover rinunciare al compito per il quale tutti noi abbiamo rischiato tante volte la vita. La salvezza dei deboli e degli innocenti dalla morsa del terrore. Ma ho promesso a mia moglie che non sarei tornato a Parigi per almeno un anno. E, voi sapete il perché. Non preoccuparti, Percy. Marguerite se lo merita. Sì, ringraziando certo. Il cielo abbiamo un'efficiente organizzazione dall'altra parte della Manica. E anche se non sarò con voi di persona, posso sempre aiutarvi da qui e dirigere le vostre operazioni. Il compito che vi sto affidando non è facile né tantomeno sicuro. C'è una taglia su tutte le nostre teste. Ma è un'azione di cui andrete fieri e il cui successo dipenderà interamente e da voi. Viva la Primula Rossa! Evviva! Alla salute di sua maestà! Confusion to his enemies with a fa la 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 la. And he who will not face his hell, I wish him neither wit nor wealth, nor yet a rope to hang himself. With a fa la 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 la
Al re! Al re! La carrozza di Sir Trevor. La carrozza di Lady Blakeney e della signorita. Dovevate rientrare con me. Sì, è vero, ma se volete scusarmi... Non volete parlare col primo ministro domattina? Non sarà più necessario. E perché? Ho già preso altri accordi. La mia ansia si è in parte dissolta grazie a voi, cara Lady Blakeney. Non scorderò mai la vostra gentilezza, mai. Buonanotte. Buonanotte, Lord Hastings. Avete capito anche voi, vero? Percy vuol tornare a Parigi. Impossibile, ve lo ha promesso. Sì, ma sapete che non sa resistere a una supplica. L'ha promesso anche a lei. Non posso crederci. Intendeva dire questo quando l'ha salutata, non ricordate? Ha detto non tradirei mai la promessa fatta a una donna. Cioè voi? Davvero? Ma certo, e vi ha anche chiesto di non credere a quello che diceva. Perché non voleva che capissi che stava partendo. Per risparmiarmi il dispiacere, non capite? No, sono sicuro che vi sbagliate. A Rottingdean. Avete sentito che ha detto? Rottingdean. Sì, e noi la seguiremo. Ho promesso che vi avrei scortata fino al castello di Blakeney. Non intendo tornare al castello. Se quella donna può andare da Percy, posso farlo anch'io. E ho la precedenza su di lei. Non posso sopportare oltre. Rottingdean, Sanders. Percy se la prenderà con me. La carrozza di Lord Hastings. Ecco il mio piano. Legate il Lord Hastings e abbandonatelo qui. Sì? Ma lasciate libero il cocchiere in direzione di Rottingdean Road. Capisco, così porterà la notizia a Sir Percy. Già, quindi torneranno indietro a cercare il Lord Hastings. E noi avremo il tempo di portare Lady Blakeney al porto di Shoreham. Shh, stanno arrivando. Cosa vi è successo? La nostra carrozza si è rotta. Potreste darci un passaggio? Andazzo! No, fermi! Aiuto! Aiuto! Scendi giù, imbecille! Le guardie mi prenderanno, il mio padrone vi pulirà! Allora va a raccontarvi! Lasciatemi! Lasciatemi! State ferma! Lasciatemi! Fatevi un bel sonno. Volta la carrozza e vai al porto di Shoreham. Subito, signore. Ci vediamo alla nave francese. Va bene, signore. Andiamo, belli. Quando sarete a Parigi, ricordate, è importante cambiare quartier generale dopo ogni riunione. Avanti! Sir Percy. Il vostro cocchiere, signore, giù di sotto. Ho paura che abbia cattive notizie. Che vuoi dire? Si tratta di Lady Blakeney, signore. Pare che l'abbiano rapita. Dov'è il cocchiere? All'ingresso, signore. Presto. Dove l'hanno portata? In Francia. Saranno già a Shoreham a questo. Forza, non c'è un minuto da perdere. Notizia di Marguerite? No, nessuna traccia.
Per Percy deve essere terribile. Non oso neppure guardarlo. Hai ragione, è la prima volta che lo vedo spaventato. Ah, vorrei tanto poterlo aiutare. Ho seguito ogni pista che sembrava condurci fino a Marguerite. Ma è come cercare un ago in un pagliaio. È Hastings. Non speravo di raggiungervi. Il posto brulica di spie. Novità? No, e tu? Dov'è Percy? Non lo so, ma lo immagino. Cioè? Sta pedinando Monsieur Chauvelin. Oh. Bei fiori, signore, fiori, signori. Comprate un mazzolino di fiori. Non ho venduto niente tutto il giorno. Chi vuole comprare fiori? Signori, comprate i miei fiori. Un bel mazzolino di fiori. Comprate i miei fiori. Fiori per la bella cittadina. Coraggio, non credete che li meriti? D'accordo, dammi quelli. Questi ho un bel mazzolino di fresi. Grazie. Che cosa state cercando? La primula rossa. Credete sia qui? Potete esserne certa. Volete la trota, cittadino colonnello? Come avete detto? Trota alla griglia. Ah, sì, d'accordo, ma solo mezzo litro. Oh, voglio anche trota alla griglia. Molto bene, cittadino colonnello. Buongiorno, signorita. Buongiorno. Buongiorno, cittadino Chauvelin. Buongiorno. Il vostro tavolo è pronto. Da questa parte, prego. Grazie. È una bellissima giornata, vero? Sì. Ma che bel mazzolino di fiori avete. La loro grazia è paragonabile solo a quella della signorita. Eccoci qui. Grazie. Questo è il vostro tavolo, cittadino Chauvelin. Quando ci sono esecuzioni importanti, questa è la finestra più popolare di Parigi. Sì, 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 ma avevo chiesto un tavolo lontano da tutti gli altri. Oh, mi dispiace, ma il cittadino colonnello ha quel tavolo sempre riservato quando è a casa in licenza. Gli piace vedere le teste che cadono nel cesto. Quindi lo conoscete bene. Oh, il colonnello Fontaine viene qui da molti anni. Non ci sente più, signorita, per colpa dell'artiglieria pesante in Spagna. È questo che l'ha reso sordo, completamente sordo, cittadino. Sarà, ma pretendo che le mie istruzioni vengano eseguite alla lettera. Ma il cittadino ha detto il tavolo vicino alla finestra. Che bella donna. Ha detto che è maestra? No, cittadino colonnello, finestra. Proprio come ho detto, imbecille. Sei sordo? Questo posto è molto carino, ma ancora non capisco perché mi avete invitata. Avete condotto egregiamente l'affare Blackney. Robespierre è soddisfatto? Sì, e desidera che procediate. Procedere? Avevate detto che se avessi avuto successo, il mio amico e io eravamo al sicuro per sempre. Capisco. Per sempre a Parigi vuol dire 3 settimane. Non esagerate, diciamo 2. E poi io vi ho detto se mi aiuterete a catturare la primula. E quella non è stata ancora catturata. Ma che altro posso fare? Sapete che è qui, avete centinaia di agenti. Non conoscono Blackney, ma voi sì. Lo riconoscereste anche travestito? Credo proprio di sì. Allora venite in tribunale domani pomeriggio dopo le 5. Uno dei miei agenti siederà vicino a voi. Se lo riconoscerete, additateglielo. Perché Sir Percy dovrebbe essere lì? C'è forse il processo? Esattamente. A Lady Blackney. Come potete pensare che voglia vedere quella poverina lottare per la propria vita? È sola e indifesa e non ha fatto niente di male. La state usando solamente per catturare suo marito. Quando vi ho proposto quest'azione, non avete fatto tante storie. Allora non lo conoscevo. Non sapevo chi fosse esattamente. Oh, quindi vi è piaciuto? Sì, certamente. Non vi sorprenderà sapere che piace anche a me. E allora? Perché la sua testa contro la mia e forse la vostra. Robespierre vuole vedere risultati. Se riusciremo a prendere Blackney, siamo salvi. Altrimenti... Guardateli. È gente che conosciamo, che abbiamo incontrato. Vi è difficile immaginare che io possa essere uno di loro. O forse voi. O perché no, Talien. Per questo vi ho invitato a mangiare con me. E qui. Sì, io suppongo che abbiate ragione. Dov'è lei adesso? Alla prigione centrale. Domani pomeriggio alle 5 sarà giudicata dal tribunale rivoluzionario. E lì scatterà la trappola. Perché il suo astuto sposino si intrufolerà in qualche modo e noi lo prenderemo. Proprio come un topolino. Sposino e topolino. Ma questa è una rima.
Deve avermi contagiato quella sfuggente primula. Vediamo cosa può venirne fuori. Scusate, cittadina. Vi dispiace prestarmi la vostra penna un momento, cittadino? Eccola, cittadino colonnello. Mi è stata regalata dal cittadino Robespierre, dunque fate attenzione. Attenzione? Avete detto attenzione? Sì, ho detto proprio così. No, non vedo perché. Comunque vi ringrazio. Mi chiedo cosa dovrà scrivere. Certo non versi. E neanche quello che abbiamo detto. Direi di no. È talmente sordo che non avrebbe sentito neanche se avessimo urlato. Shh, eccolo qui. Grazie, cittadina. A voi. Cittadina? Arrivederci, cittadini. Chi è quello sgradevole individuo con quella bella signora? Il cittadino Chauvelin. Eh? Il cittadino Chauvelin. Ah, già, me l'aspettavo. Dategli questo, per favore. Come? Non alla signora, cittadino colonnello. Eh? La signora. Ah, è ora, avete ragione. Già, ma alla mia età bisogna dormire molto. Sì. Dategli anche il mio conto, per favore. Il conto? Sì. Conosco la vostra faccia. Ah? Ah, sì, c'è anche la caccia, molto buona, ben cotta. Sì, proprio così. Questo lo sapevo già. Allora glielo dirò. Bene, buona giornata. Buona giornata. Scusatemi, il cittadino colonnello mi ha chiesto di darvi questo, insieme al suo conto. Il suo conto? Sì, cittadino Chauvelin. La cercate sempre in ogni posto, ma ha pranzato a voi poco discosto. Possibile che prender non si possa quella dannata primula rossa? Guardate dove state andando! Il cittadino colonnello ha dimenticato qualcosa. Che significa? Siete pazzo? Sono appena arrivato. C'è il mio tavolo vicino alla finestra. E voi che avete? Vi siete incantato? No! Oh! Maestro, me la pagherete! Non dimenticherò questo insulto! Sai dov'è? Sì. Grazie al cielo. Finalmente. Non gioite troppo presto. Il nostro amico Chauvelin la tiene segregata. Dove? Nella prigione centrale, e ormai verrà processata domani nel pomeriggio. Non c'è problema. La libereremo durante il tragitto. No. Meglio al rientro. Avremo maggiori possibilità. E forse la riporteremo a casa. Chi vuole correre questo rischio con me? Tutti, Percy. Fino all'ultimo uomo. Bene. Fate una pianta del percorso e degli ingressi della prigione sul fronte e sul retro. Hastings, va alla prigione e informati sui conducenti delle carrette coi prigionieri. Sì. Harry, dimmi. Domattina presto attraversa la foresta fino alla taverna del Black Cat a Barbizon. Come sapete, sono amici. Ci ritroveremo lì dopo il salvataggio. C'è altro? No, è tutto. Andiamo. Questo è quanto ho sentito. Il Black Cat a Barbizon. Conoscete il posto? Ma certo, venite a vedere. Ecco, questo è il posto. Sospettavamo già il proprietario da molto tempo. Bisogna circondarlo. Perché, cittadino? Possiamo prenderlo in città. Davvero, in mezzo alla folla dove c'è già sfuggito tante volte? Volete una sparatoria al centro di Parigi? E gli ordini quali sono? Ve l'ho detto. Circondate il Black Cat. Sarà un facile successo. Si sentono al sicuro. Vi cadranno dritti in braccio. Beh, è possibile. È sicuro.
Chiudete tutte le strade eccetto quella per Barbizon. Molto bene. State allerta al palazzo di giustizia. Colpevole. Condannato a morte. Il prossimo. Antoine de Mar. Presente. Qual è l'accusa? Tradimento. Se non ricordo male, voi un tempo eravate uno dei più entusiasti sostenitori della rivoluzione, vero? Sì, perché ero profondamente contrario alla schiavitù del popolo. Allora perché attaccate l'attuale sistema di governo? Perché sono profondamente contrario alla schiavitù del popolo. Silenzio! Dunque, voi considerate i principi che ispirano il cittadino Robespierre come una nuova forma di schiavitù? Sì, e voi no? Non scherzate con me, questa è un'aula di giustizia. Davvero? E vi ordino di portare rispetto alla corte. Mi dispiace, mi stavo sforzando di nasconderlo. Silenzio! La vostra impertinenza non vi aiuterà. Cittadini della giuria, mi sembra evidente che il cittadino ha ammesso pubblicamente le colpe di cui è stato accusato. Qual è il vostro verdetto? Colpevole. Condannato a morte. Il prossimo. Il prossimo! Marguerite Saint-Just, meglio nota come Lady Blakeney. Qual è l'accusa? È sfuggita all'esecuzione ordinata dalla Repubblica. Come è accaduto? Con il vostro permesso posso spiegarvelo. Proceda, cittadino Chauvelin. Questa donna è fuggita con l'aiuto di un nostro acerrimo nemico che in seguito ha sposato. Un aristocratico inglese, meglio noto come la Primula Russa. Che cos'è una Primula Russa, cittadino Chauvelin? Potremmo anche descriverla come una pericolosa pianta parassita, cittadino giudice. In realtà è un piccolo fiore selvatico che è stato adottato come emblema da Sir Percy Blakeney e da una banda di suoi amici che hanno giurato di abbattere la Repubblica. Credo esista una regola tra i giardinieri, cittadino Chauvelin. Una pianta parassita deve sempre essere recisa. Precisamente. Ho portato alla pubblica accusa una lista di traditori sottratti alla pena capitale. Posso vedere la lista? Certo, cittadino giudice. Cittadino giudice, desidero esprimervi la modesta speranza di avere al più presto il privilegio di portare dinanzi a voi questo lord inglese. Sarò il primo a congratularmi con voi. Non negate quello che ha detto il cittadino Chauvelin? Negare che cosa? Che sono la moglie di Sir Percy Blakeney? La pubblica accusa non ha nessuna imputazione contro di me. E il cittadino Chauvelin vi ha appena raccontato una frottola contro mio marito. Negate che tutte queste spie della Repubblica sono sfuggite alla giusta punizione con l'aiuto di vostro marito, conosciuto come la Primula Rossa? Lo nego. E chi le avrebbe salvate? Sono stata io. Voi? Perché avrebbe dovuto farlo mio marito? Lui è un inglese. Invece io sono francese e amo la Francia. Per questo ho sottratto alla ghigliottina tanti francesi, cittadini del mio paese. Può essere vero, cittadino Chauvelin? Neanche una parola, cittadino giudice. Lady Blakeney, voi pensate che vostro marito eviterà la pena se sarete condannata al suo posto? Ma vi sbagliate. Mi avete portata qui perché volete prendere mio marito. E lo farò. Non lo avrete mai. Spero che da questa corte lo raggiunga il mio messaggio. Lo imploro con tutto il cuore di non rischiare la sua vita, cercando di salvare la mia. Ciao.
Silenzio! Silenzio! Questa è un'aula di giustizia, non il teatro dell'opera. Se il processo verrà ancora disturbato da queste ridicole interruzioni, farò sgombrare subito l'aula e arrestare tutti i disturbatori. L'avvocato della difesa ha qualcosa da dire? L'accusata ha confessato. L'accusa? Chiedo la condanna più severa. Giuria, qual è il vostro verdetto? Colpevole. Condannata a morte. Forza. Esatto. Va bene. Muovetevi. Presto, andate. Forza. Siete davvero voi, Marguerite? Non riesco a crederci, Harry, ma sembra di sì. Ci crederò quando sarà al sicuro in Inghilterra. Com'è andata? Quando abbiamo cambiato carro, nessuno ci ha chiesto niente. Siamo usciti da Parigi troppo facilmente. Sì, è vero, è strano. Qui è tutto pronto? Sì, abbiamo preparato le stanze per la notte. No, non dormiremo, dobbiamo andarcene subito dopo cena. E ora, un brindisi prima di andare. A Marguerite! Il più bel fiore della soave terra di Francia. A Marguerite! Sir Percy, posso fare un altro brindisi? Ma prego. Sono solo due parole, che significano la stessa cosa e sono ambedue care ai nostri cuori, all'Inghilterra e alla libertà, e che non vengano mai separate. All'Inghilterra e alla libertà. Che non vengano mai separate. Ancora un altro favore. Una strofa della sfuggente Primula Rossa, direttamente dalla sua bocca. Avanti, forza! E va bene, d'accordo. La cercan qui, la cercan là. La Primula Rossa dove mai sarà? Già in paradiso... O dentro una fossa. Non è imprendibile la Primula Rossa. Se mi permettete di continuare, ho una nuova strofa che oggi potrebbe essere adatta. È intitolata La sposa del topo, di André Chauvelin, cittadino, con le più profonde scuse a Sir Percy Blakeney, baronetto. Ho messo una trappola, l'esca, una dama, la sua bella sposa, speranza non vana, ma mai avrei sognato di prendere lieto la sposa, il topo e la banda al completo. E adesso, mio caro Sir Percy, i giochi sono fatti. Fermo dove siete. O il mondo perderà un poeta. Davvero un'ottima strofa, mio caro Chauvelin. Al suo confronto i miei tentativi sono solo latrati canini. Senza per questo voler offendere i cani. Non vi muovete. Avanti, servite del vino per il cittadino Chauvelin. Vorrei ricordarvi, Sir Percy, che non sono solo. Oh, vi chiedo umilmente perdono, cittadino. Tutti i vostri amici sono miei amici. Padrone, vino per l'esercito francese. Ma prima dovreste mettere via quella pistola. Che minaccia la vostra vita a cui tenete più di qualunque come cosa. Come i miei 50 moschetti minacciano quella della vostra preziosa Lady Blakeney. Ah, come ci conosciamo bene noi due. Forse, date le circostanze, sarebbe meglio se mia moglie si ritirasse. Voi volete catturare me, non mia moglie. E sapete come io sia veloce con questa. Va bene, lei può andare se voi mi darete quella pistola. Siamo d'accordo. Vai, cara. Andrew, portala fuori.
Devo andare. Allontanati, tesoro. Ti prego. Andrew, avverti quando siete fuori tiro. Va bene. Allora? Appena saranno fuori portata. A proposito, congratulazioni per la nuova tecnica. Come? Già, quando eravamo allerte e pronti alla lotta ci avete lasciati scappare. E appena ci siamo sentiti al sicuro siete intervenuto. Brillante, mio caro Chauvelin. Elementare, mio caro Blackney. Percy, tutto a posto! Tutto a posto! La vostra pistola, Sir Percy. E ora, Sir Percy? E ora, cittadino Chauvelin, vi riconosco di essere stato molto abile. Il migliore, come sapete, vince sempre. Strada hanno preso i soldati. Calais, vedrai che Margherita e Andrew non sono andati da quella parte. Ho mandato degli uomini a controllare i porti. Non ci resta che attendere. Sono sicuro che Andrew ce la farà. È Andrew. Percy, perdonami. Che cosa è successo a lei? Andrew, per l'amor di Dio. L'hanno ripresa. Ci hanno circondati. Hanno colpito il cavallo. È ferito. Me ne occuperò io. Percy, mi dispiace tanto. Tu hai fatto quello che potevi. Lo so, Andrew. Cosa succede? Dovrò giocare la mia ultima carta. Il cielo mi guardi dagli imbecilli! La Primula Rossa era nelle vostre mani con tutti i suoi uomini e avete fallito di nuovo. Il mio piano è fallito, lo ammetto, ma non è stata colpa mia. E allora di chi? Eravate al comando. Nessun uomo può assicurarsi il successo quando è servito da shock. Precisamente. Per questo sto pensando di destituirvi dall'incarico. Il mio piano era giusto, usare la moglie per intrappolare il marito. Certo. E voi ci siete riuscita? No, ma ho preso di nuovo la donna e la prossima volta... Non ci sarà una prossima volta. Ho ordinato la sua esecuzione. Datemi un'altra possibilità. Rimandate di una settimana. Neanche di un'ora. Con i prigionieri che scappano a destra e a sinistra bisogna dare un esempio. E a meno che non facciate molto di meglio. Ma molto, molto di meglio, cittadino Chauvelin. Probabilmente seguirà un altro esempio. Che cos'è? Ho copiato quei nomi, cittadino Robespierre. Aspettate, non ho ancora finito con voi. Questa lista contiene i nomi di parecchi membri della convenzione che ho deciso di eliminare dal nostro consesso. Assicuratevi che siano tutti presenti alla seduta di domani. Collaborerete col dipartimento di polizia per controllare che nessuno lasci l'edificio una volta entrato. Soprattutto occupatevi che il cittadino Tallien sia presente alla riunione. Tutto chiaro? Perfettamente. Cercate di non fallire anche in questo.
Non mi fido di quell'uomo. Se avessi ragione, non potrei fidarmi di nessuno. Neanche di me, cittadino Robespierre. Ah, sì. Di voi, sì, De Calme. Percy, De Calme è arrivato. Fallo entrare. Percy, sei impazzito? Ho detto fallo entrare. Ah, grazie al cielo siete venuto. Signori, questo è il più coraggioso membro della nostra Lega. Se noi abbiamo rischiato la vita dozzine di volte, lui l'ha fatto molto più spesso. Perdonate i nostri dubbi. Ora vi rispettiamo sia come francese che come membro della Lega. Si è unito a noi perché è un francese, perché ama la Francia e perché odia il tiranno. Dov'è mia moglie? Alla prigione centrale. Non serve addolcirvi il colpo, Blakeney. Quando hanno? Chauvelin ha tentato di tutto per posticipare l'esecuzione, ma Robespierre insiste, sarà per domani. Domani? A mezzogiorno. Robespierre fa sul serio. Ovviamente è una follia, ma quell'uomo è un pazzo, ne sono convinto. E la nuova purga della convenzione? Domani mattina. Avete avuto la lista? Bene. Eccola qui. Tallien è il primo nominativo. Tallien. È lui il nostro uomo. Qual è il piano, Percy? Posso salvare mia moglie? Solo se salviamo la Francia. Poiché amo la Francia. E amo la più bella di tutte le donne francesi, mia moglie, più di qualunque altra cosa al mondo. La signorita è in casa? Sì, cittadino Chauvelin. Tutto a posto. Stupendo. Sembrate proprio il mio defunto fratello. Già, e mi ci sento anche. Ecco a te. Grazie, Sir Percy. Robespierre mi ha chiesto se è giustificata la mia fiducia in voi. Gli avrete risposto di sì. Ho fatto del mio meglio per convincerlo, ma sapete com'è esigente. Non è mai soddisfatto, neppure del più entusiasta dei suoi sostenitori. Oh, a proposito, non mi è sembrato convinto che il brillante giovane Tallien sia uno di loro. Oh, ma lo è. Ma sì, io sono il suo più leale seguace. Ma certo che lo siete, mio caro amico. Domani all'assemblea della convenzione avrete l'opportunità di dimostrarlo. E detto tra noi, so che riterrebbe la vostra assenza come una prova di inimicizia. Ma tutto questo è ridicolo. Forse è vero. Ma questo è Robespierre. Au revoir, cittadino Tallien. Signorita, il vostro devoto schiavo. Sta attento, stupido idiota! Guarda quello che fai! Scappa! Scappa finché sei in tempo! E come? Non ho il lasciapassare. Oh, sapevo che sarebbe successo. Che possiamo fare? Proprio niente. Siamo come topi in trappola. C'è solo un uomo al mondo che può strappare a Robespierre le sue vittime. Ma io gli ho mentito e l'ho ingannato. E chi sarebbe? La Primula Rossa. Al vostro servizio, signorita. Sir Percy Blakeney? Ma che brava, signorita. Neanch'io vi sarei riconosciuto. Spero vogliate perdonare il mio aspetto poco ortodosso, ma ho voluto pulire le vostre finestre per permettervi di avere una visione più chiara delle cose. Io ho una visione molto chiara della vostra presenza qui e so anche che cosa devo fare. Non sforzatevi a dare l'allarme. Non vi salverebbe. Da che cosa? Dalla ghigliottina. Né voi né la signorita.
Sir Percy, perché siete venuto qui? Per salvarvi. Voi non siete nostro amico, non potete essere. Non fingerò di esserlo. Io non voglio avere niente a che fare con voi. Non vi denuncerò, ma... Vi prego, andate. Se me ne vado, come farete a scappare? Non potrete. Le strade vi sono interdette, anche i porti sono sorvegliati. Siete stati condannati a morte, lo sapete. È vero? Ma come possiamo credervi? Perché proprio voi volete salvarci? Io voglio salvare mia moglie. Come? Salvando la Francia dal terrore e dalla tirannia. Non capisco che cosa abbia a che fare con me. Questo è l'elenco di Robespierre per la riunione di domani. Il vostro nome è il primo. Volete morire come una pecora o affrontare la situazione come un uomo? Ha ragione, devi lottare. Per la tua vita e per la mia. E ci sarò anch'io a darti forza. Ma quanti altri mi seguiranno? Qui avete 20 sostenitori. Ogni uomo della lista è condannato a morte e combatterà per la propria vita. Loro vi seguiranno. Date inizio all'azione e vi appoggeranno a decine. Il paese è stanco di esecuzioni. Desidera la libertà, vuole nuovi capi. Non siete forse un francese? Non significa niente per voi diventare il salvatore della Francia. Vado ad avvisarli. Non c'è un momento da perdere. Arriverà fino in fondo? Lo farà. Bene. Voi siete il suo coraggio. Se dubitasse, incitatelo. E qualunque cosa accada, siate presente all'apertura della convenzione. Ricercato per tradimento! La Primula Rossa, ricercato per tradimento! Non lo prenderanno mai. Io invece credo che succederà molto presto. Io una volta l'ho visto. Davvero? Sì, travestito da cavallo. Vorrei poterlo incontrare. Perché? Che gli faresti? Lo bacerei su tutte e due le guance. Dia retta a me, amico mio. Questi sono sistemi moderni. Ormai tutti a Parigi conoscono i suoi travestimenti. Già, e lui sa che li conoscono. Questo non l'aiuterà molto. Finché doveva vedersela solo con la vostra polizia era sicuro. Ma adesso ho mobilitato tutto il popolo alla caccia. Avete messo i vostri uomini alla convenzione? Stanno andando ora. E i preparativi per l'esecuzione di Lady Blakeney? Lascerà la prigione a mezzogiorno. È mezzogiorno. Va bene. La donna inglese è lì dentro? Sì. È arrivato il momento. Non dovreste andare senza aver mangiato niente. Comunque verranno a prendervi tra poco. Desiderate un parrucchiere? No, grazie. Bene, come preferite. Ma i capelli creeranno dei problemi, specialmente dietro il collo. Li sistemerò io. Posso avere un prete? Sì, per questo non c'è problema. Avete la lista? Sì. Ricordate che ce ne sono 20. Certo. Li controlleremo mentre entrano. E non dimenticate Talia. D'accordo. Mi raccomando, la Primula. La signorita non è qui stamattina. Deve venire. Per forza. Che cosa ci fate qui? Sono venuto per impedirvi di andare alla convenzione. Ma devo andare per Tallien, devo. Sono il suo coraggio, lo sapete anche voi. Esattamente, però abbiamo dimenticato che lo sa anche Robespierre. Guardate. Laggiù. Vi arresteranno appena attraversata la strada. Allora siamo perduti. No, non ancora. Che cosa posso fare? Scrivere un biglietto. Scrivere? Scrivete. A Tallien. Thank you.
arrivato, Talian? È proprio dietro di me. Povero giovane Talian, senza Teresia. Niente coraggio. E presto niente testa. Hai messo gli uomini nella galleria, sanno cosa fare. Sì, è tutto a posto, e tu che mi dici? Margherite sarà portata alla ghigliottina a mezzogiorno preciso. Noi andremo alla prigione quando mancheranno 20 minuti, ci vedremo. D'accordo. Lì. Qualunque cosa succeda, dobbiamo salvarla. Che ne dite di quello? Sì, è possibile. Andiamo. Do la parola al cittadino Robespierre. Cittadini della Repubblica, gli ideali della nostra grande rivoluzione sono in pericolo. I nemici del nostro paese ci stringono da ogni parte. Le navi che vengono dall'Inghilterra contengono tutte armi per i loro complici a Parigi. Ma noi elimineremo tutti coloro che osano cospirare per la rovina della Francia. Ho deciso quindi di bloccare questo terribile complotto che vuole distruggere questo tempio della libertà. Lady Blakeney, ho fatto tutto il possibile per salvarvi, ma Robespierre è di ghiaccio. Non ho nessun rancore verso di voi, cittadino. Questo Chauvin. Aumenta il mio disagio. Ma c'è ancora una possibilità di salvezza per voi. Quale? Scrivete un appello a vostro marito perché si presenti. Lo farò circolare per Parigi. E nel momento in cui si consegnerà, voi sarete libera. Così prenderà il mio posto sulla ghigliottina. Non siate sciocca. Non posso offrirvi un'altra possibilità. No. No. Allora questa sarà la fine. Tu sarai personalmente responsabile di questa prigioniera. Se ci fosse bisogno di me, sarò di sopra col governatore. Sì, cittadino. E sono proprio questi cospiratori che ci hanno costretto a prendere quelle violente misure che solo i loro crimini nefasti hanno rese necessarie. Sappiamo che esiste un gruppo criminale che complotta proprio al vertice della convenzione. 20 membri di questa assemblea sono colpevoli. Dobbiamo assolutamente eliminare questo pericolo. È nostro dovere punire i traditori, purgare la convenzione e ricondurre tutte le fazioni sotto il controllo dell'autorità nazionale. Vi domando quindi la vita di quei volgari membri della convenzione che hanno complottato così gravemente contro il dolce suolo di Francia. Chiedo la pubblicazione di questo discorso. Risponde il cittadino Bourbon. Mi oppongo alla pubblicazione. Il discorso contiene argomenti troppo seri. Propongo che la convenzione lo sottometta al comitato prima di pubblicarlo. La parola al cittadino Bigliot. Sono d'accordo. Chiedo che il discorso venga sottoposto alla commissione. Avanti, Talien, parla adesso, adesso! Coraggio, Talien, intervieni! Su, parla. Coraggio! La parola al cittadino Talien. Insisto su un aggiornamento perché venga riesaminato il discorso. Contiene infatti principi che richiedono l'esame e la riflessione del comitato. Cosa? Ho avuto il coraggio di affrontare la verità che ritengo necessaria per la salvezza del paese. E voi volete far esaminare il mio discorso da quegli stessi membri che io ho accusato? Chi dichiara di avere la virtù del coraggio deve avere anche quella dell'onestà. Fate i nomi di coloro che accusate. Vi domando silenzio! Silenzio! Perché voglio sfidare questo tiranno che ha osato compilare una lista di rappresentanti del popolo per mandarli a morte.
Ho visto l'esercito del nuovo Cromwell e oggi sono venuto qui, armato di pugnale, per conficcarglielo in petto! Nel caso che questa convenzione non trovi il coraggio di intimare il suo arresto! Di mezzogiorno. I prigionieri di mezzogiorno. I prigionieri di mezzogiorno. I prigionieri di mezzogiorno. Prigioniera Blakeney. Sono pronta. Ordine speciale del cittadino Robespierre. Ordine speciale del cittadino Robespierre. Non potete portarla via senza che avvisi il governatore. Dovete aspettare qui. Percy. Tesoro. Percy, ti prego, va via. Non senza di te, tesoro. Non puoi più salvarmi. Ma non ho paura di morire. Se tu sarai salvo. Ma io sono salvo. Non hai sentito? C'è un ordine speciale di Robespierre che vuole vederci. Oh, Percy, non scherzare. Sai che non c'è più speranza. C'è sempre speranza. Andiamo, cara. Ben fatto, Brian. Buona fortuna, Percy. Un ufficiale ha portato quest'ordine per la prigioniera Margaret Blakeney. Che roba è? Dov'è lui? L'ho lasciato in cella. Cosa? Stupido! Stupido! Bene, bene. Due vecchi amici che si rincontrano. Sono molto felice di vedervi. Perdonate, Sir Percy, ma stavolta mi avete davvero deluso. Avete pensato per un solo istante che avrei creduto in un simile ordine di Robespierre? Non credete Robespierre capace di un solo momento di debolezza? Beh, la sua posizione non glielo permette. Sì, lo so, non è mai stato gentile con voi. Non però. Ho mai detto questo. No, ma detto tra amici, a voi in fondo non piace molto. Non cercate di crearmi dei problemi, io protesto! Ma perché? Questi signori la pensano tutti allo stesso modo. Non piace neanche a loro. Vero, signori? Basterebbe questo per mandarvi alla ghigliottina! Ma ormai non ho più niente da perdere. Sono nella posizione di poter dire quello che voi potete solo pensare. Coraggio, signori, permettetevi di incitarvi. Abbasso Robespierre! È tempo che la Francia torni a respirare! E nel nome della libertà, dell'eguaglianza e della fraternità, io vi domando l'arresto di Robespierre! Abbasso Robespierre! Bene, Sir Percy. Anche gli amici devono salutarsi. Può dire addio a Lady Blakeney. Temo che i giochi siano finiti. Davvero? Davvero? Credo proprio di sì. Please, no!
agli uomini! Dov'è il capo della polizia? Aiutatemi! Aiutarvi? Devo portar via mia moglie! Andrew! Andrew! Quest'uomo è mio prigioniero e resterà con me. Perché? Voi chi siete? L'uomo dei ritratti con cui avete tappezzato Parigi. Non mi ha riconosciuto nessuno. Ma chi? Blakely? Sì. La Primula Rossa? Sì. E voglio Chauvelin. Noi due abbiamo un piccolo conto in sospeso. Intendete fare con me? Portarvi d'Inghilterra per mostrarvi un altro modo di vivere. Quindi non avete intenzione di vendicarvi? Questo deve deciderlo mia moglie. Quale punizione vuoi dare, monsieur Chauvelin, mia cara? Una lenta e dolorosa tortura, direi. Sì, tesoro. Potresti insegnargli a giocare a cricket. Amore, sei stupenda. Percy, lui ci guarda. E che ce ne importa?